Allora, ripartiamo da zero. 10 anni fa alcuni di noi stavano partendo per Roma per partecipare, come dice la, quella è una locandina apparsa sul manifesto, questa, e ai lavori dell'assemblea di fondazione del Partito Comunista dei Lavoratori. Da dove nasce il Partito Comunista dei Lavoratori? Nell'immediato. Il Partito Comunista dei Lavoratori nasce all'indomani della costituzione del governo Prodi. Proprio, era proprio di quei giorni. Governo Prodi significava un governo nel quale il Partito della Rifondazione Comunista avrebbe avuto un ministero e avrebbe avuto una carica prestigiosa e importante, secondo l'opinione borghese, cioè la terza carica dello Stato. Fausto Bertinotti diventava Presidente della Camera. Siccome prima si faceva riferimento alla Costituzione, sul fatto degli equilibri, anche questo piccolo fatto nasceva sul terreno di uno scambio. Il Partito della Rifondazione Comunista raggiungeva il punto massimo della sua credibilità istituzionale. Veniva considerato un partito come gli altri, non più discriminato, ma in cambio c'era una imposizione molto pesante. Questo partito avrebbe dovuto non solo essere consenziente, questo l'aveva fatto nel passato, ma gestire in prima misura dei provvedimenti apertamente antipopolari, quali le privatizzazioni, la distruzione di ogni forma di Stato sociale, la distruzione del potere contrattuale dei lavoratori e altre misure che erano una vera e propria manna dal cielo per quanto riguarda le classi dirigenti. Ad esempio, una delle prime cose che fece poi il governo Prodi fu la riduzione del cuneo fiscale. Che cavolo è il cuneo fiscale? È proprio di questi giorni il pagamento delle tasse. Cioè si abbassò notevolmente l'aliquota sui profitti, aprendo così, tra le tante cose del debito pubblico, c'è pure questo. Al debito pubblico hanno contribuito anche gli industriali e il governo Prodi, che hanno fatto entrare nelle casse dello Stato diverse miliardi di euro in meno, regalandoli agli industriali, i quali poi, siccome al danno si aggiunge la beffa, hanno utilizzato questa disponibilità di risorse per decentramenti produttivi, cioè trasferimento di fabbriche in zone più convenienti sul terreno del mercato del lavoro, Romania, Albania, e per le aziende che restavano in Italia delle pesanti ristrutturazioni industriali, cosa che poi ha logorato la classe operaia fino ai giorni nostri, distruggendo una parte del sindacato combattivo, aprendo la strada al modello Marchionne e a quant'altro. Non c'era nulla in questa scelta che avesse il pur minimo barlume di richiamo ad una identità comunista. Non si poteva stare più
all'interno del partito della Rifondazione Comunista. I fatti ci hanno dato ragione. Rifondazione Comunista oggi si scioglie, la gran parte finisce a rimorchio al carro di Nichi Vendola e dei suoi equilibrismi. Nichi Vendola è un personaggio che ha cambiato non so quante volte identità politica, sigle, partiti, eccetera, eccetera, e siamo a 6, e una minoranza entra come elemento residuale, nostalgico, all'interno del nuovo PC. C'è qualcuno che ha fatto anche peggio, perché il Presidente della Camera ha fatto una scelta ancora più chiara, e questo è un merito suo, cioè è finito sostanzialmente in Comunione e Liberazione, che immagino sappiate tutti quello che sia, è un gruppo cattolico reazionario, conservatore, populista, ma di questo genere qua. Quello era lo scenario del 2006, ma c'è un passato prossimo e un passato remoto. Cominciamo dal passato remoto. Perché un partito? Perché decidemmo nel 2006 di costruire non un'associazione, non un movimento, non un'aggregazione indefinita? La risposta è elementare. Un partito per noi non è un comitato elettorale. Un partito è un collettivo democratico di persone che hanno una volontà comune, una base programmatica comune, cioè in questo senso noi abbiamo l'ambizione di volere contribuire a un cambiamento socialista del mondo, e proprio perché l'obiettivo è alto, questo stesso obiettivo richiede il massimo livello di capacità organizzativa. Non si può costruire un'organizzazione labile, esposta a mille suggestioni, perché queste esperienze possono anche continuare nel tempo, ma non sono funzionali alla costruzione di un progetto rivoluzionario. Quando il gioco si fa duro, i duri ballano, e ballano con la durezza anche di forme organizzative alte, non basse. Quindi un partito non è una cosa superflua. Crisi dei partiti, oggi si parla, eccetera. No, noi decidemmo di costituirci in un partito perché o c'è un livello di sedimentazione organizzativa di alto profilo, oppure l'obiettivo finale non può essere raggiunto. Questa fu la scelta del partito. In Italia, il Partito Comunista dei Lavoratori nasceva all'interno del Movimento Comunista Italiano. Il Movimento Comunista Italiano ha origine nel 1921. Il Partito Socialista, per la sua pusillanimità, che significa debolezza, aveva consentito a Mussolini di prendere il potere, non trasformando il biennio rosso nell'equivalente sovietico, la rivoluzione di ottobre. I dirigenti comunisti di allora, a cominciare non solo da Gramsci, da Bordiga e da altri, presero atto che ormai con il Partito Socialista non c'era più nulla da spartire. Costruirono un partito, il quale ebbe poi delle fasi travagliate, un partito che subì un processo involutivo, cioè la scelta che a livello internazionale fecero la gran parte delle forze che si richiamavano al movimento comunista
passo a 20 anni dopo, alla Seconda Guerra Mondiale, era quella di stare dentro i movimenti di liberazione antifascista. Forse sono arrivati altri ospiti, sono arrivati altri ospiti, sono arrivati altri ospiti. Accomodatevi. Facendo segnare però, proprio per questa scelta, un elemento di forte involuzione, no, sportello aperto, rispetto alla scelta che aveva portato alla nascita dei partiti comunisti, cioè quello di costruire una rivoluzione socialista non solo paese per paese, ma a livello internazionale. In Italia il Partito Comunista aderì a questa scelta, tant'è vero che il movimento della, a questo punto parlo 10 minuti in più, se permettete. Sì, ma anche, sì, va bene, d'accordo. Tant'è vero che poi lo sbocco della resistenza fu la subordinazione del Partito Comunista e del Partito Socialista al nuovo quadro politico che si creava e che aveva come centro la Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana nasceva e nasceva in maniera così forte non solo perché sostenuta dalla Chiesa, dagli Stati Uniti, ma nasceva così forte la Democrazia Cristiana perché la mancanza di una prospettiva socialista aveva da una parte depotenziato la volontà di lotta dei settori più attivi della resistenza e dall'altra parte c'è un proverbio regine calabrese che perfettamente indicato a spiegare la situazione che dice cu trova mordu zappa fundo. Più le classi dominanti del paese vedevano che la resistenza veniva liquidata, tanto di più facevano presa su ampi settori di masse popolari, parlo dei contadini del sud, parlo di settori impiegatizi, parlo della realtà del mondo cattolico, realtà che si cementavano attorno alla Democrazia Cristiana. Sotto una regia alla quale non era certamente estraneo né da una parte il grande padronato italiano, ma non era neanche estranea la mafia, soprattutto qua nel meridione d'Italia. Quindi quel tradimento portò al malaugurato ventennio in cui la Democrazia Cristiana prese in mano le redini del paese, con delle implicazioni anche pesanti sul terreno della democrazia, perché in quel quadro ci fu la famosa amnistia del 1947, per cui i peggiori criminali nel regime fascista venivano graziati, ma cosa molto più importante sul terreno politico, la Democrazia Cristiana riciclava al suo interno tutta una serie di gerarchi e gerarchetti locali che erano stati prima fascisti e ora si trovavano ad essere democristiani. I più vecchi avevano poi una storia ancora più contorta. Liberali e giolittiani prima dell'avvento del fascismo, poi fascisti e poi democristiani. Conseguenze: un arretramento pauroso che penalizza anche il Partito Comunista. Tant'è vero che nel 1953 il nuovo partito forte, la Democrazia Cristiana, fece quello che sta facendo oggi Renzi,
la cosiddetta legge truffa. Qualcuno di voi mi avrà sentito nelle lezioni a scuola, era una legge forse migliore dell'Italia, che però consegnava al partito di maggioranza relativa, Renzi sta facendo peggio perché introduce il ballottaggio che peggiora ulteriormente le cose, anche prendere il 50% più uno dei voti avrebbe comportato la soglia del 65% di seggi al Parlamento. La Democrazia Cristiana mancò, la legge fu approvata, sull'unità nascevano tutta una serie, comparivano, non nascevano, tutta una serie di articoli a difesa della democrazia contro la legge truffa. Oggi se uno legge l'unità trova delle cose esattamente rovesciate, e però la legge truffa non passò. Dopodiché la Democrazia Cristiana cambia cavallo. Non è più possibile governare senza spezzare la rappresentanza politica che c'entra il Partito Comunista, c'entra del movimento operaio, per cui alla fine degli anni 60 il Partito Socialista viene preso, impacchettato e portato all'interno dei cosiddetti governi di centrosinistra. E il Partito Comunista cosa fa? Fa una scelta di chiara e conseguente opposizione a questi governi di centrosinistra? Assolutamente no. Fa una scelta di opposizione nella misura in cui non chiede la costruzione di un'alternativa, ma chiede di essere integrato anch'esso nella stanza dei bottoni, così veniva chiamata allora il governo. Tant'è vero che quando poi la parte di sinistra del Partito Socialista rompe con il segretario, l'allora segretario del Partito Socialista Nenni, costituendo il Partito Socialista Italiano, l'Unità Proletaria, che grosso modo aveva il simbolo uguale al nostro, il Partito Comunista non guarda favorevolmente alla nascita di questo partito, lo vede come un ostacolo, e per due motivi. Uno, perché è un elemento che produce un quadro di opposizione, e l'altra cosa, va fuori dal Parlamento. Nasce un partito che può essere un'alternativa alla linea moderata che il Partito Comunista aveva in quel periodo. E il Partito Socialista di Unità Proletaria nelle elezioni del 1969 ebbe un risultato straordinario. Presente alle elezioni per la prima volta, ottenne quasi il 5% dei voti. Ma la strada che il Partito Comunista e il suo gruppo dirigente avevano tracciato non ammetteva ripensamento. Perché? Perché era chiara la volontà del gruppo dirigente burocratico che governava il Partito Comunista di essere cooptato nei giochi di potere. Cosa che fa un passo in avanti negli anni 70. Movimenti di contestazione giovanile, operaio, movimenti di contestazione tanto forti che arrivano anche a toccare settori, o per meglio dire anche personaggi isolati dello stesso apparato repressivo borghese. Nascono ad esempio movimenti come Magistratura Democratica, che continua ad esistere anche oggi. Nascono delle esperienze per cui gruppi di poliziotti democratici, uno di questi è il capitano Margherito, si dichiarano indisponibili a partecipare a operazioni di tipo repressivo nei confronti del movimento di lotta popolare che si sta verificando nel paese. Di fronte a questo, la classe borghese organizza una sua controffensiva. Bombe a perdere in Italia,
dirottamento di movimenti di protesta popolare su una base fascista, questo fu il caso, noi siamo di Reggio, dei boia di Monte, Reggio Calabria, nasce allora agli occhi del Partito Comunista una convinzione, non cambiare linea, ma prendere spunto dalla presenza di questa controffensiva reazionaria per salvare la democrazia, realizzare di fronte alle minacce del fascismo e dall'altro versante del terrorismo un governo di unità nazionale. Cosa che avviene? 75-76. Il Partito Comunista, beneficiando di quella grande ondata di lotte popolari, era riuscito ad arrivare alla, quasi alla stessa percentuale della Democrazia Cristiana, cioè il 33%, mi correggi, il Partito Comunista e il 34% la Democrazia Cristiana. Quale momento migliore per spiccare l'ultimo balzo, per sferrare l'ultimo colpo di maglio al regime della Democrazia Cristiana? Ma anche qua la volontà dei gruppi dirigenti del Partito Comunista va in direzione diametralmente opposta. Capitalizzare il consenso che si è avuto nel Paese nei movimenti di lotta, ma non per proporre un'alternativa, per riaprire i giochi sulla base di un potere contrattuale più forte con la Democrazia Cristiana. Governo di compromesso storico, governo di unità nazionale, votato dalla quasi totalità del Parlamento. Il Partito Comunista non fa parte di quel governo, ma lo sostiene in maniera determinante. E non c'è solo questo. Il padronato autorizza questa operazione in cambio di pesanti contropartite. Scelta dell'euro, svolta dell'euro. Il sindacato non deve più rompere i coglioni. Parte una operazione di normalizzazione del sindacato. Nel 1968-69 il sindacato era stato profondamente scosso, erano nate delle strutture di base, i consigli di fabbrica, comitati anche del sindacato intercategoriali, gruppi sindacali di lavoro sindacale che si, prima tu facevi riferimento alle questioni della salute, non guardavano soltanto gli aspetti retributivi, ma guardavano anche la qualità degli ambienti di lavoro e via via discorrendo. Tutto cancellato. Il gruppo dirigente del Partito Comunista, del Partito Socialista, della CGIL tengono una grande riunione a Roma, quartiere Eur, nei quali dicono che di fronte alla situazione economica difficile, prima crisi petrolifera, di fronte ad un quadro internazionale, qualcuno di voi mi ha sentito a scuola, dove c'è la minaccia di nuovi fascismi, Cile, in Cile c'era stato un regime fascista, il movimento operaio italiano deve essere più serio e più responsabile, per cui nel giro di pochissimi anni si registra, ora stiamo arrivando, una distruzione profonda, sistematica e programmata scientificamente di ogni elemento di alternativa, tanto sul terreno politico, tanto sul terreno sindacale, ma anche sul terreno dell'organizzazione civile del Paese. Politica. Partito Comunista, dopo aver votato il governo Andreotti, viene toccato da un processo di profonda disillusione
dei suoi militanti. Abbiamo fatto tante campagne elettorali, ci avete ingannato, non avete usato il voto, il consenso per costruire un'alternativa politica e qui comincia una lenta flessione elettorale che poi porterà il Partito Comunista a rinnegare le sue radici e a trasformarsi nel Partito Democratico della Sinistra. A livello sociale, sacrifici, i salari devono essere bloccati e se c'è la necessità il movimento operaio si deve fare carico anche delle cosiddette ristrutturazioni, cioè se una fabbrica chiude i costi sociali di queste chiusure vanno rovesciate sulla collettività nazionale, come? O con l'imposizione di nuove tasse o con la riduzione della spesa pubblica, cose che precorrono poi quello che sta avvenendo oggi ed è un pugno nello stomaco, perché quella scelta portò ad una sconfitta micidiale nel punto più alto delle contraddizioni sociali della società capitalistica in Italia, Torino. La Fiat era il terreno al tempo stesso di forza del sindacato, ma era anche la fabbrica centrale del capitalismo italiano. Qui queste scelte comportano il licenziamento su 120.000 operai di 30.000 lavoratori. Un lavoratore su quattro nel 1980 perde il posto di lavoro. Sul terreno poi della organizzazione civile della società italiana, leggi mostruosamente antidemocratiche, liberticide. In una delle mie lezioni a scuola ho parlato della legge reale che dava la facoltà ai poliziotti di tenere bloccati i cosiddetti presunti colpevoli per 4 giorni senza mandato della magistratura e consentiva alle forze dell'ordine di usare per prima le armi. È una cosa valanga, una cosa valanga. E il Partito Comunista è incapace di proporre un argine, perché costruire un argine avrebbe significato la necessità di ripensare la sua proposta politica complessiva. Stiamo arrivando agli anni 90. A livello internazionale, in Unione Sovietica, la burocrazia decide di fare il salto della quaglia, si dice. Non più amministratori di fabbriche di proprietà pubblica, ma proprietari delle strutture produttive del paese. Per cui l'immagine di Putin. Prima Putin era funzionario del Partito Comunista. Dico Putin perché è un nome che chiarisce molte cose ai giovani. Era un funzionario del Partito Comunista. Era tra i responsabili del servizio segreto, il KGB. Qualche anno dopo, Putin e gli amici che stavano attorno a lui, soprattutto gli amici che stavano e stanno attorno a lui, si trasformano in padroni in tutti i sensi, detengono capitali immensi. Se è caduta l'Unione Sovietica, e allora si può anche benissimo rinunciare in Italia alla falce e martello, chiudere l'esperienza del Partito Comunista, scegliere un nome più rassicurante, perché il tarlo che animava questi maledetti era sempre quello di andare al governo a qualsiasi costo, facendo qualsiasi concessione. Fino a quando ci chiamiamo Partito Comunista, abbiamo la falce e martello, non diamo nessuna garanzia alla classe borghese. Ci possono utilizzare occasionalmente in qualche momento di difficoltà, subito dopo la resistenza, subito dopo il 68 con il compromesso storico, ma noi vogliamo di più.
Non vogliamo semplicemente fare i portatori d'acqua, vogliamo fare i governanti borghesi a pieno titolo. Fine del Partito Comunista. Una parte del Partito Comunista, positivamente, ritiene invece che mantenere nella società italiana una identità comunista è fondamentale. Nasce il Partito della Rifondazione Comunista, al quale partito, è vero Peppe, noi aderimmo. Sì, poi lascia. Secondo me però il condizionamento del Partito Comunista negli anni 80 interpretare gli accordi di altri, sì, sì. Altro lo funzionava tutto. Lo so, ma non voleva presentare. Ricordo che ci dice, non vi muovete, deve arrivare in questo aspetto. Sì, scusa, lasciami finire, poi interverrai. La storia. Sì, ma questa è una delle responsabilità. Comunque, vabbè, stavo dicendo, si manteneva la necessità di avere una falce e martello nel panorama politico italiano. Fatto positivo, ma anche qua si fece allora l'errore che oggi sta caratterizzando, sapete che c'è un tentativo di ricostruire il vecchio PC, qualche cosa sui giornali l'avete letto, tanto allora quanto oggi chi dirigeva allora Rifondazione Comunista e oggi il nuovo Partito Comunista Italiano non si misurò sulla questione essenziale. Cosa rende un partito comunista veramente tale? Cosa fa sì che un partito che si dica comunista sia effettivamente comunista? Perché una si fa ma non si dice. Qua è il contrario, si dice di essere comunisti ma nella prassi poi non si fa nulla che porti in avanti il carro. Bisognava riflettere, certo, a partire dalla questione di Alta, dei vari compromessi, che se il Partito Comunista aveva prodotto tanta ricchezza, aveva poi fallito perché si era subordinato alle esigenze di governo imposte dalla borghesia. In origine il Partito della Rifondazione Comunista, a parole, diceva di volere fare un ripensamento di questo tipo, come infatti il nome stesso, Rifondazione, implicava non soltanto un dato di ordine organizzativo, cioè ricostruire la struttura, ma rifondare sulla base di un ripensamento, di una discussione. E i primi manifesti avevano anche un valore positivo, ve lo ricordate, il cuore dell'opposizione. Questo partito riuscì per alcuni anni a capitalizzare la parte migliore della sinistra italiana, un partito che arrivava ad avere quasi il 15%. Chi ironizzò sulla nascita del Partito della Rifondazione Comunista, faranno un partito del 3-4%, sì, avranno qualche deputato, perché allora non c'erano le leggi elettorali di merda che ci si fa, ma poi finì. Sorpresa, alle prime elezioni il Partito della Rifondazione Comunista prende il 15%, ma quando prende il 15% è ancora più forte la necessità di una riflessione di ordine politico, storico, ma anche culturale. Non viene assolutamente mantenuto l'impegno che era pure tra le ragioni costitutive del partito. E perché? Non esiste solo il Parlamento. In Italia esiste poi una struttura decentrata dello Stato borghese. È chiaro, esistono i comuni, esistevano, oggi non si sa bene che cosa siano, le province, le regioni. E qui a livello, anche a livello periferico, scatta il richiamo della foresta. Per cui
chi è stato eletto nelle liste di Rifondazione Comunista molte volte occupa all'interno di un consiglio comunale, allora non c'era la legge maggioritaria, una posizione particolare. Il suo voto diventa spesse volte determinante per mantenere, se deve andare via, vai. Per mantenere una maggioranza democratica o di sinistra, per contenere Berlusconi, per contenere la destra, e si ripropone nel piccolo di Rifondazione Comunista la stessa logica, lo stesso richiamo, le stesse esigenze di cooptazione. Pietro, noi ne sappiamo benissimo qualche cosa, ci riferiamo a esperienze di cui noi abbiamo visto a Reggio. Per cui chi viene eletto come cuore dell'opposizione, 3 anni dopo si trova seduto su una poltrona di assessore comunale. Il tempo scorre rapidamente, una prima fase dei governi di sinistra cadono, nel 1999, nel 2000 il mondo è scosso da una prima ondata di contestazione contro la globalizzazione. Fausto Bertinotti, che era diventato proprio recentemente segretario del partito della Rifondazione Comunista, vedendosi accantonato dai giochi di governo, ma mantenendo al tempo stesso molti assessorati con il Partito Democratico, decide di rilanciare l'immagine del glorioso partito della Rifondazione Comunista. Qualcuno di voi ha sentito mai parlare, eravate bambinelli, 3-4 anni voi, che avete, dei fatti di Genova? Nessuno di voi ha sentito parlare dei fatti. All'inizio degli anni 2000, 2002 se non vado errato, 2001, a Genova ci fu una grande manifestazione. Ci sono stati scontri? Scontri nei quali è stato ucciso Carlo Giuliani, con il carabiniere Placanica che non ha pagato, non ha fatto neanche un giorno di prigione, e Bertinotti sbandiera i suoi viaggi in America Latina, nei quali incontra alcuni esponenti rivoluzionari, il subcomandante Marcos. Il partito non serve più, ci sono movimenti spontanei che stanno partendo in tutto il mondo. Rifondazione Comunista capitalizza questa dinamica e ottiene un nuovo risultato elettorale positivo, fino però poi al 2006. Hanno raccolto un sacco di voti, abbiamo raccolto, perché anche noi allora eravamo dentro Rifondazione Comunista, in una posizione di critica, di forte critica, verso i gruppi dirigenti. Ma ora tutti questi voti devono essere tradotti in che cosa? L'ho detto già prima, nell'adesione a un governo Prodi, con tanto di Bertinotti presidente della Camera, con tanto di... Avete mai sentito il nome di Ferrero? No, il successore di Bertinotti alla guida di Rifondazione Comunista, ministro del welfare, cioè le questioni che dicevi tu, del benessere sociale e via discorrendo, che però gestisce paradossalmente non una fase di sviluppo dei servizi, ma una fase di contrazione della qualità delle vite e dei servizi dello Stato. Noi non potevamo stare all'interno di quel quadro, decidiamo di costituire il Partito Comunista dei Lavoratori. Ci siamo sulla scena politica italiana da 10 anni. Con il giornalista della Gazzetta, il quale mi aveva, che ti saluta, il dottore Paolo Toscano, dice: guardate, è un motivo di venire per sentirci, perché? Perché se guardate bene il panorama italiano, quello che è avvenuto nel panorama italiano, il compagno Cutrupi ha un impegno urgente di famiglia e deve andare via. Siamo l'unica forza che è rimasta
con la stessa identità. Tutti hanno cambiato immagine, mi sembra. A destra, Forza Italia, la Casa delle Libertà, Futuro e Libertà, il Movimento 5 Stelle, che per me è di destra. A sinistra, dal Partito Democratico della Sinistra all'attuale Partito Democratico. SEL, prima SEL, poi Sinistra Italiana, un guazzabuglio. Perché? Che tutte queste forze cambiano continuamente nome del partito, identità, perché in una crisi di una crisi della politica tutti hanno il bisogno di cambiare continuamente maschera, di presentarsi ai confronti della società italiana. Ho finito. Mi servono solo gli ultimi 5 minuti per fare una breve cronistoria delle tappe fondamentali del partito. Tutti gli altri hanno la necessità di cambiare continuamente faccia. Siccome in un processo che non è solo un mutamento di immagine, abbiamo parlato a scuola del trasformismo, il mutamento di immagine è perfettamente funzionale a un continuo posizionamento su basi nuove delle varie forze politiche, e questo posizionamento ha soltanto un motivo: rendersi più presentabili, più bene accetti ai padroni del lavoro. Noi invece abbiamo resistito per 10 anni. Ma perché? La realtà è idealisticamente come ce la immaginiamo noi, o la realtà esiste in termini oggettivi? Io credo che la realtà, certo, noi possiamo interpretarla, ma la realtà ha una base oggettiva, e ancora oggi la realtà ha un elemento, ho finito quasi, che avanza soprattutto agli altri. Lo diceva Karl Marx nel Manifesto del Partito Comunista. La storia dell'umanità è sempre stata una storia, sempre, tranne il comunismo primitivo, di classi contrapposte. Ricchi contro poveri, patrizi contro plebei, latifondisti contro schiavi, servi della plebe e feudatari, borghesi contro feudatari, poi quando la borghesia diventa la classe egemone, proletari contro borghesi. Da qua bisogna partire. Gli altri possono cambiare perché aspirano ad entrare ad un ingresso nel governo. Noi non cambiamo perché permane, purtroppo identica, perché ce la mettono nel di dietro, l'elemento caratterizzante di questo mondo, che è il fatto che la classe borghese sfrutta, opprime e ha la pretesa di ridicolizzare il mondo del lavoro. Tutti gli altri possono avere cambiato giacca e camicia. Noi abbiamo resistito, consentitemi di usare, ho finito, una parola forte, eroicamente. Chi cazzo ce l'ha fatta fare? Perché non ci siamo imboscati pure noi? Chi aderisce a questo partito ha anche un elemento di soggettività morale, non morale nel senso comune della parola, non è moralistico. Morale è stare in pace con la propria coscienza, ma la coscienza nostra è quella che non mette tra parentesi, ma al contrario valorizza la contraddizione di classe. Fino a quando c'è la contraddizione di classe, ci sarà la necessità di avere un partito comunista. Se chi rinuncia a costituire, a rafforzare, a potenziare un collettivo democratico come un partito comunista, vuol dire che fa una scelta di campo, rinuncia in quello scenario di grande contrasto sociale tra borghesi e capitalisti, rinuncia a stare dalla parte
da borghese e proletario, rinuncia a stare dalla parte dei proletari e finisce dalla parte dei capitalisti. Abbiamo resistito eroicamente, discriminati e posti sotto silenzio in più volte, sistematicamente, esclusi dalle competizioni elettorali, non considerati dagli organi di informazione. Però noi siamo sicuri, a chi vuole che cambino le cose, diciamo, c'è un solo soggetto. Oggi è piccoli, siamo minuscoli, ma siamo l'unico soggetto che dice fino in fondo quello che pensa e pensa con coerenza e senza la possibilità di equivoci o di trasformismo. Oggi noi diciamo a tutta la sinistra, a tutti i giovani, venite nel Partito Comunista dei Lavoratori. E finisco con un dato di riflessione del quale abbiamo discusso prima nella parte interna della riunione. Stiamo raccogliendo le firme sui referendum. Molte persone, senza magari avere le idee tanto chiare, come giustamente diceva anche il compagno Cutrupi, che cosa sono queste cose? Dice referendum, ma sunnu contra Renzi o sunnu per Renzi? A prescindere che lo dovrebbero capire da soli. Se sunnu contra Renzi, vi fermiamo tutti. Che cosa significa questo? Che questi mesi di raccolta delle firme hanno evidenziato il bisogno di un soggetto politico nuovo. Anzi, dirò di più, caro Gianluca, che le campagne, ti sto guardando, perciò potete dire anche Flori, che la presenza di queste raccolte di firme, lo sapete da dove derivano? Dal fatto che in Italia è marcato non un partito comunista, che c'è, ma un forte partito comunista che bloccasse il referendum. Sono, lasciando perdere quella della Costituzione, sono abrogativi di leggi elettorali e di legge sulla scuola. Se ci fosse stato un partito comunista più forte, probabilmente tutte le porcherie che hanno fatto sul terreno della scuola, delle leggi elettorali, della riforma della Costituzione e di tante altre cose ancora, probabilmente non ci sarebbero state. E noi quando andiamo a raccogliere le firme, diciamo, noi facciamo parte di un comitato, poi chiamiamo le persone da parte e gli diciamo, però guardate, riflettete bene, non lo possiamo chiedere, non possiamo fare questo discorso nel momento in cui raccogliamo le firme, è chiaro, perché sembrerebbe che strumentalizzassimo l'attività di un comitato, però li chiamiamo da parte, cominciate a riflettere, perché c'è tanto sfascio in Italia. Poi magari diamo un volantino, invitare la gente a pensare, e qua finisco veramente, ma invitare non la gente, i soggetti più coscienti, ho finito veramente, della società italiana ad aderire ancora, perché è ancora più attuale, al Partito Comunista dei Lavoratori. Sto diventando vecchio. Ma sono non contento, sono estremamente contento di tutto quello che ho fatto nella mia vita e tra tutta la mia vita anche sono contento di quello che ho fatto negli ultimi 10 anni, a prescindere dal fatto che sono stato nella direzione nazionale o roba del genere. Sono contento e sono orgoglioso di continuare a fare parte di questo partito, perché mi sento non solo al di fuori, ma mi sento contro la merda che oggi sta regnando in Italia e mi sento un piccolo tassello di un progetto di speranza. Vi chiedo scusa se ho parlato un pochettino a lungo, però credo che molte cose, soprattutto ai giovani, chi viene nella sede, no, le sapevamo. Tutto andava detto.
sono elementi utili di conoscenza della realtà italiana. Se ci sono esigenze di chiarimento, bene, riflessioni, richieste di approfondimento, se no io vi preannuncio una cosa, che molti di voi usciranno da scuola e andranno all'università. Ora, scusa, è nostra intenzione di riproporre quello che facevamo fino a 5-6 anni addietro, cioè tutta una serie di incontri che partendo dalla visione di un film poi fossero i vecchi cineforum, tanto per... È vero, Totò? Potremmo proporre a settembre, ottobre, anche in coincidenza con la campagna referendaria, la realizzazione di uno di questi momenti, o di più di uno di questi momenti, con proiezione di film e poi dibattito e quant'altro. Questo. Vi volevo dire questo, vi ringrazio dell'attenzione. Lillo Neri, compagno Lillo Neri. Non ti dico che in avanti No, volevo dire, cioè, dato che ha parlato di Putin, del KGB, cioè praticamente con funzionario del Partito Comunista Sovietico, cioè rinuncia, diciamo, alla sua funzione, cioè, di comunista per acquisire il potere. Cioè, la domanda mia, ma se ci sono tutti questi giochi di potere anche all'interno dei vari partiti comunisti, che poi rappresentano la debolezza dei lavoratori, perché non rappresentano poi una forza che deve progredire, diciamo, nel tempo e riallacciarsi proprio agli elettori e agli operai che hanno votato, poi vengono giocati dall'acquisizione di tutto questo consenso. Cioè, questo è un ripetersi, diciamo, di questa situazione all'infinito. Non è vero che devono esserci proletari all'infinito per tutto il resto dei giorni dell'umanità. Ci sarà una strada pure che deve scompaginare sia i terroristi, gli ISIS, e sia una via per la pace. Ma la via per la pace cioè è necessario avere le armi affilate per combattere, diciamo, chi vuole, perché noi siamo anche in un posto dove ci stiamo, non dobbiamo essere più degradati come comunisti, perché facendo delle attività per, cioè, esattamente, diciamo, altruismo a livello, diciamo, mondiale, perché è così che si deve. No, non capisco perché è nato il Partito Comunista in Cina, che ci sono state tante cose. Questo legame deve, la questione morale, cioè soprattutto molto importante su questo, perché se parliamo allora di Putin, ricordate che Putin in Cecenia ha distrutto il popolo. Ci sono tante azioni, e cioè è un contrattare continuo sul potere. Noi siamo uomini semplici, non di potere. Però il governo di unità nazionale, cioè che è stato, siamo arrivati al punto di avere il 33%, com'è che si è rotto questo, diciamo, l'incantesimo? Perché è chiaro che siamo sempre avversati, c'è sempre qualcosa dietro, il potere invisibile, che non lo puoi sconfiggere, diciamo, in maniera aperta, lo devi sconfiggere, perché lo diceva Lenin già all'epoca, dopo la rivoluzione russa, che aveva già capito chi erano i nemici del... Se non ci sarebbe stata la rivoluzione russa, non avrebbe vinto. Su quella base penso che il Partito Comunista può riprendere il discorso interrotto, perché questa è la storia. A me... Sì, no, Lillo, solo 30 secondi. La risposta ai problemi che hai evidenziato tu, alle questioni che hai evidenziato, sta nel nome del partito. Sta nel nome del partito. Cioè, Partito Comunista di chi? Dei lavoratori. Giusto. Se un Partito Comunista non ha al suo centro la base, i lavoratori, è un partito comunista che poi... Io sono figlio di un lavoratore. È chiaro.
Se si perde il riferimento al campo sociale, al nostro campo sociale, se nel partito i lavoratori non contano più un cazzo e contano i funzionari e contano i burocrati, a lungo o anche a breve andare il Partito Comunista sarà soltanto di nome e non di fatto, anzi si trasformerà in qualche cosa di agghiacciantemente contrario. Qualche altro stimolo? Vabbè, se io vi invito anche ad un elemento di riflessione, Todò. Ah, poi vi ricordo che ci sono i bollettini da prendere, le riviste le distribuiamo con calma dopo. Io vorrei riprendere un po' così. Sì, mi sono presentato prima. E allora io vorrei riprendere brevemente perché l'intervento sì, sarò breve. Sto continuamente sollecitando che qualche cosa da dire per 5-10 minuti. Io vorrei, come dire, brevemente diciamo focalizzare alcuni punti dell'intervento del compagno Siglari. È chiaro che è difficile rispondere, diciamo, fare una riflessione generale sui temi che ha trattato, però la cosa diciamo che ritengo rilevante anche alla luce dell'incontro di questa sera, che vuole, diciamo così, richiamare i compagni presenti e noi tutti a questa riflessione sul decennale della nascita del Partito Comunista dei Lavoratori. E diciamo così, brevemente faccio un cenno senza ripetere le cose che ha detto il compagno Siglari. Diciamo, in quella fase storica ha rappresentato una necessità politica, quello di costituire una forza diciamo alternativa nella visione e nelle prospettive politiche ad una forza quale Rifondazione Comunista, che è nata sulla scorta della crisi internazionale del comunismo e della caduta del muro di Berlino e nella fattispecie in Italia la caduta del Partito Comunista italiano. E, diciamo, sono leggermente in disaccordo con l'analisi del compagno Siglari, in quanto ritengo che sia, diciamo, che lui abbia trascurato di esprimere questo aspetto politico importante, visto i punti che ha trattato, la posizione politica che ha assunto il Partito Comunista negli anni importanti dei conflitti sociali e nazionali e internazionali. Credo che la natura, la fisiologia di un partito comunista che si definiva comunista, ma nella sostanza marxianamente parlando non lo era. Invece è stato un forte partito riformista con una forte caratterizzazione di massa e che ha, diciamo, in un contesto di compatibilità nazionale e internazionale, che ha portato avanti delle lotte di avanzamento sul terreno dei diritti dei lavoratori, delle classi, eccetera, ma limitatamente a questo. E quindi se diamo per politicamente e scientificamente, uso questo termine, che il Partito Comunista di fatto non era un partito rivoluzionario né leninista né marxista, dobbiamo, come dire, porre un'autocritica anche sulla nascita del Partito della Rifondazione Comunista. Io non aderì al Partito della Rifondazione Comunista personalmente perché vidi questa forma di trasformismo con la nascita del partito, in quanto hanno
Intanto il partito aveva una fisionomia multisoggettiva, nel senso che alcuni componenti variegati di una sinistra, eccetera, si sono ritrovati e hanno costituito il partito. Difatti non c'era una, come dire, un'omogeneità di composizione politica, ma bensì i gruppi, eccetera, hanno deciso di... E quindi la fisionomia chiaramente non poteva essere quella di come dire, non far disperdere un capitale politico, elettorale, ideale, legato al vecchio Partito Comunista, eccetera. E quindi questo, come dire, giustifica i risultati anche sulla scena di un sentimento ancora vivo, eccetera, del vecchio Partito Comunista. Difatti spesso capitava di sentire le persone, i compagni che nel passato hanno dice non, il Partito Comunista non doveva essere diciamo così distrutto, ma perché ha rappresentato tutti degli elementi di valore anche sentimentali, umano, eccetera, che la dicevano lunga su questo, ma è stata puramente un'azione di trasformismo la nascita del potere. E poi si è visto l'epilogo tragico, però non inaspettato, perché nel germe della composizione del partito, nella prospettiva finale, c'era quella di raggiungere un po' nell'ambito di una compatibilità borghese di raggiungere una visibilità estrema. Quindi questo non... per quanto riguarda l'aspetto che riguarda il Partito Comunista dei Lavoratori, non possiamo che esprimere, giustamente il compagno Sigler parlava addirittura di eroismo, diciamo non ha esagerato, perché in un panorama così drammatico, in una società presa da mille problemi, drammaticamente veloce, una società che rimuove tutti gli ostacoli che stanno sulla strada di un liberismo sfrenato, di un mercato che deve primeggiare e prevalere su tutto, che ci siano dei compagni, delle persone, dico anche le persone che ancora mantengono questa forte caratterizzazione ideale politica, nella speranza che ci possa essere attraverso l'impegno politico di tutti una prospettiva diversa, che non possiamo lasciare tutto al capitalismo e al mercato, perché fra poco il mondo sarà distrutto da queste forme di sfruttamento, sia delle persone, sia dei lavoratori e sia della natura. Quindi anche una necessità anche porre limiti e freno a questa deriva internazionale. Grazie. Altri interventi, se no ci diamo appuntamento alle prossime circostanze. Pasquale, un elemento di precisazione, che se oggi il Partito Comunista dei Lavoratori esiste è perché il nucleo centrale di questo partito ha fatto una battaglia dentro Rifondazione Comunista. Condivido tutto quello che le riserve che può dire Totò su Rifondazione Comunista, ma noi ci siamo costruiti perché abbiamo fatto una battaglia politica dentro il partito della Rifondazione Comunista, altrimenti il Partito Comunista dei Lavoratori non sarebbe nato. Molto brevemente, sì. 3 minuti, perché... Sì, volevo... Di più. Ci sono, Antonio? No. Volevo fare solo una precisazione, che Capo Sud è quella che non si vede, quella che si vede è Telebova Marina e Melito TV sul canale rispettivamente 628 e 817, e copre tutta la provincia di Reggio. Una integrazione introspettiva al discorso che è stato ben chiaro, ben illustrato già da Pino e dagli altri che sono intervenuti. C'è una parola che è emersa fondamentalmente, che si è già dall'inizio della discussione, che io ho colto come una parola chiave fondamentale,
c'è la responsabilità, il senso di responsabilizzazione che deve avere chi, essendo dotato come noi altri di una sensibilità sicuramente superiore o comunque diversa dal comune, riusciamo a cogliere le contraddizioni e il malessere che c'è nella società. Quindi è nostro dovere, proprio perché muniti di questa particolare di questa cognizione in più, di questa cognizione particolare, sostenere quelli che si impegnano ai fini di garantire l'umanizzazione, ecco, in questa società capitalista, l'umanizzazione degli esseri, di coloro che vi prendono parte. Ed è in questo senso è fondamentale ed è importante che sosteniamo coloro che svolgono questo tipo di attività. Quindi dobbiamo stare vicini e sostenere attivamente le persone come Pino Siclari che svolgono, appunto, che operano in questo senso. È chiaro poi, dicevo, un'integrazione introspettiva, perché se c'è siamo ancora una minoranza, diciamo, che a praticare appunto il comunismo, perché c'è un fattore sia naturale, cioè naturalmente in senso darwiniano si tende a sostenere coloro che agiscono per l'equilibrio del gruppo, della maggioranza, cioè si tende a far sopravvivere la specie. Ma chiaramente una specie, quale è quella umana, che sopravvive con lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, con la tecnica di vivere basata, il modo di vivere basato sulla scelta facile, cioè quella del comprare le cose, è chiaro che non può reggere rispetto, come dicevo prima, alla mentalità, al punto di vista di certi individui che soffrono di questa situazione. Ci sono delle alternative, ci sono delle vie d'uscita. Io consideravo che tutti gli ambiti d'azione, gli ambiti della sociologia sono occupati un po' dalla stessa forza dei mass media, la politica, la Chiesa, le varie associazioni di volontariato, eccetera, che nascono tutte con non avere comunque una coscienza critica, una autonomia di pensiero, ma sono legati sempre al potere, a chi li finanzia e alla mentalità dominante. Allora, quale alternativa, quale posto potremmo occupare? Jung diceva che c'è una nuova scienza, la psicologia, che ha chiamato la scienza del futuro. In effetti, se si va a guardare l'ambito della coscienza umana, della psiche umana, molte delle questioni che riguardano l'emotività, i bisogni psichici, appunto, fondamentali, sono ancora un terreno inesplorato e inindagato, dove non c'è nessuna indicazione, nessun punto di riferimento. Ecco di qui l'importanza di avere delle figure che danno l'esempio e che creano una autonomia di pensiero, un'autonomia critica nelle coscienze, come appunto il lavoro importante che svolge Pino Siclari. Ma ovviamente non è a lui che mi rivolgo, ci devono essere in generale degli attori, dei protagonisti sociali che si devono occupare di questo cambiamento, di questa rivoluzione. Chi sono? Siamo noi altri, noi che del Partito Comunista dei Lavoratori, proprio perché siamo una minoranza, siamo in grado di mettere a nudo le contraddizioni e i problemi della società.
Quindi continuare a lavorare sulla strada dell'esempio, della diffusione dell'informazione e della partecipazione con il dialogo verso tutti. Grazie. Secondo me si devono cambiare i rapporti sociali, oramai quest'ordine sociale non va più, non è possibile che il 90% delle ricchezze viene detenuto dal 10% della popolazione, o si cambia o si va a finire veramente in un bagno di sangue, l'umanità va a finire in un bagno di sangue. Questi rapporti tra classi sociali, tra stati, tra uomini non vanno più, sono superati dalla storia. Il capitalismo si deve mettere in testa che deve cambiare il rapporto sociale. Non è possibile che ha tanta ricchezza e chi soffre la fame, soffre anche l'acqua. I rapporti sociali vanno cambiati. Stiamo assistendo a una tragedia veramente disumana. Papa Wojtyła diceva che sconfitto l'impero del male, cioè dire il bolscevismo, l'Unione Sovietica, oggi ci sarà più pace e più benessere? No, c'è più fame, più guerre e più tragedie. Papa Wojtyła l'hanno fatto santo, ingiustamente, perché da allora, dall'89 in poi, sono aumentate le tragedie dell'umanità, sono aumentate fortemente, e oggi o si cambia ordine sociale o si va a finire in un bagno di sangue. Chiudo, tanto per poche parole. Siamo finiti. Luigi Giornaletti ci porta io.